soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove era ammazzata. Vecchi giovani pizzicati, vecchi giovani pizzicati, dalla taranta, dalla taranta, dalla tarantolana, cieco ti chiude, cieco ti apre, cieco ti spinge, cieco ti spinge, se ti tocca braccia e poi ti scaccia, il ballo di sabbite non mi passa, oh il ballo di sabbite non mi passa. Dentro ci vedevo di uno scaravento, e vedo che la vita è quel momento, scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passo, scaccia il male che c'è dentro, non sto fermo. Scaccia il male che c'è dentro, non sto fermo. Anni di balli alla danza delle spade. Fino allo squadro. La parola ora al sindaco di Peschiera. Grazie a tutti, grazie di essere intervenuti, grazie di questa bella manifestazione, grazie anche a voi che non sono di Peschiera, perché c'è tanta gente di Peschiera, ma c'è anche tanta gente che non è di Peschiera e che è venuta a darci solidarietà. Io ringrazio i miei colleghi sindaci, perché da Cavaglione e da Medole, perché come dicevo giustamente prima, sono gli unici che sono venuti qua in piazza con noi un pochino per far sentire la nostra voce. Secondo me è importante se, ecco, dipende come uno intende fare il sindaco. Perché fare il sindaco, a mio parere, vuol dire amare il territorio e vuol dire stare vicino alla gente e ascoltare le esigenze della gente. Vuol dire non avere la responsabilità. Vuol dire non avere la responsabilità di accollarsi sulle spalle dei danni che saranno sia ambientali, che saranno anche di salute, che saranno anche di sicurezza. Quindi io non voglio e non vorrò che la Peschiera che adesso avete visto voi camminando, non so se avete visto, avete potuto dare un'occhiata, ci sono delle mura meravigliose, Peschiera è meravigliosa, tale deve rimanere. Quindi non voglio proprio che i nostri figli, i nostri nipoti possano non vedere la stessa meraviglia di paese che io ho diciamo, l'onore per questi anni di rappresentare e di far transitare diciamo, al meglio per il mandato che mi viene dato. E noi abbiamo, come giustamente dicevamo prima, noi abbiamo parecchi siti importanti, abbiamo un sito archeologico, abbiamo in Lugano, la zona del Lugano, Luca Pertoso, quindi un'economia importante che è costruita intorno al paese, quindi noi non siamo più il paese del 91 quando è partita quel famoso progetto. Siamo un paese che negli anni si è specializzato, si è ampliato, si è evoluto, abbiamo delle ricchezze, abbiamo il santuario del Frassino, abbiamo tenuto nella rete del Frassino che ci fosse una zona protetta, abbiamo delle specie animali protette e quindi noi non vogliamo assolutamente che, che questo nostro sistema venga rovinato. Noi con forza andiamo a Roma, il mio vice sindaco Giuliano Cimarelli è sempre stato nel tavolo istituzionale, quindi noi comunque abbiamo sempre frequentato il tavolo istituzionale e comunque frequenteremo e abbiamo frequentato oggi con gioia e grazie all'invito anche questa manifestazione, perché ci sono più livelli secondo me per portare avanti un'idea. C'è l'idea, ci sono i tavoli istituzionali, ma c'è anche la gente che si deve far sentire, quindi secondo me è assolutamente importante. Io vi ringrazio veramente di tutto il cuore e tengo a precisare che comunque quest'opera, oltre che, come diceva Daniele, che l'ha ripetuto un bel po' di volte, è costosa. Quindi io non posso pensare che 8 milioni, 8 miliardi di euro, mi pare che sia il costo totale, e debba essere mal speso, no, per fare un tracciato che non è il tracciato, potrebbe esserci un'alternativa di tracciato, quindi non è il tracciato ideale. Quindi non posso pensare che vengano spesi questi denari e non posso altrettanto pensare che il collettore dell'acqua, scusate se faccio una piccola divagazione personale, noi abbiamo un grosso problema qui sulla riga del collettore, il collettore è di 30 anni, 40, se si rompe il collettore, quindi tutti noi sappiamo cosa può voler dire, il lago ci metterà 30 anni a recuperare l'acqua. Quindi noi abbiamo un grosso problema che è lì alle porte, potrebbe accadere domani un disastro. Noi abbiamo bisogno di 220 milioni di euro che in fronte a questi importi che ci vengono propinati da quest'opera non sono nulla. Quindi noi non riusciamo però ad avere questi denari, non riusciamo e l'alternativa che viene proposta è quella di mettere le tasse alla gente, anche no, perché continuamente gravare la gente delle tasse è impensabile. Quindi il governo dovrebbe secondo me un attimino intervenire e fare una scelta di priorità. La più tarda sta soffrendo, soffrirà purtroppo, speriamo di no, non ci stiamo mettendo tutta l'energia del mondo, ma non dovrà soffrire e non dovremmo avere un altro bene naturale che peraltro è anche un bacino di acqua potabile che può andare dal Vietnino da oggi a domani. Quindi ecco, c'è una scelta di priorità che secondo me non è stata rispettata. Noi quindi nella nostra posizione siamo stati sin dall'inizio chiari, noi siamo contrari e facciamo per così come è fatto. Si vuole fare l'opera, ma si faccia con prisma, con testa e soprattutto ascoltando il territorio. Ecco, tutto qua. Grazie.